Grazie per aver scelto di guardare questo video. Prima di iniziare, ricordati di mettere like a questo video per sostenermi, commentare e seguirmi sui social per non perdere nessuna novità. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Martino KTV e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una presentazione di un argomento complicato e molto molto delicato. Proprio per questo motivo, siccome è comunque un argomento di cui volevo parlare e a cui tengo molto, ho deciso di fare una presentazione in modo leggermente diverso. Quindi ditemi se vi piace questo format, scrivetemelo nei commenti. E adesso però bando alle ciance e andiamo a vedere di cosa si tratta. Dunque, MRSD, ovvero l'acronimo di Movimento per il Riconoscimento della Sessualità di Rabin. Andiamo a vedere di cosa si parla nello specifico. Che cos'è? Il Movimento è un'iniziativa firmata a Martino K, quindi firmata da me, per la sensibilizzazione verso il tema della sessualità di Rabin. Quindi l'obiettivo è sensibilizzare verso il tema della sessualità di Rabin. Ma adesso andiamo a vedere le cose più complicate, perché fino ad ora è stato semplice da capire e abbastanza intuibile secondo me. Il perché nasce invece è un pochino più complicato. Così come ogni essere umano, anche la persona di Rabin ha degli istinti e dei desideri che sono di natura sessuale. Ma prima di poterli esprimere e vivere pienamente, si deve riconoscere che il disabile abbia una sessualità. Perché, mi dispiace dirlo, ma in Italia, soprattutto, anche in altri paesi, questa cosa manca tantissimo ed è una pecca grande. Perciò il Movimento nasce proprio per questo motivo. Cosa vuole ottenere, quindi? Il riconoscimento di tale diritto umano, perché, ragazzi, come ho detto prima, si tratta di un diritto umano, e la possibilità quindi di potersi avvalere. Quindi, una volta che questo diritto è stato riconosciuto, ok, io posso avvalermene perché questo diritto ce l'ho e mi è stato riconosciuto. Questa è una cosa fondamentale di cui parlare. Ma adesso andiamo verso uno dei miei punti preferiti. A chi è rivolto? A tutti i disabili che non hanno il coraggio, scusate, di affrontare questo tema e per paura del pregiudizio. È una cosa che io capisco pienamente ed è giusta, ma non è giusta a livello sociale, perché non dovrebbe esserci la paura di affrontare questo tema. Perciò è rivolta a quelle persone disabili e alle loro famiglie, perché le famiglie devono aiutare a superare questa paura, questo disagio di trattare il tema. E a tutte le persone che ancora considerano questo tema un tabù, perché veramente al giorno d'oggi considerare questo tema un tabù a me sembra veramente una vergogna, veramente non la capisco. Ma andiamo a vedere qualcosa di un po' più concreto, cioè come agisce
con eventi pubblici che ci saranno a breve, saranno pubblicizzati, e attività legate alla barriera che trovate nella descrizione di questo video che potete andare a visitare, diffusione di merchandising del movimento tramite Martino K-Shop, che trovate anche questo in descrizione nei link, e soprattutto, ancora più importante, interviste a personaggi che trattano il tema della sessualità e esperti qualificati. Perciò ci saranno eventi con interviste a varie persone e anche esperti qualificati che parleranno di questo tema, in modo che si possa capire una volta per tutte che non è un tabù, è un tabù solo mentale che bisogna togliersi, perché in questo modo si potrà parlare non solo di sessualità, ma anche di sessualità disabile. Senza questo passaggio non potremmo mai farlo, e sarebbe un errore e una perdita per tutta la società, perché c'è bisogno di capire che il disabile è un essere umano, e nel capirlo bisogna riconoscere anche questo. Quindi è fondamentale veramente che si tratti questo tema. E per questo agiremo in questo modo, con eventi e attività di vario tipo. Quindi seguite la pagina, seguite gli eventi e il canale, perché usciranno contenuti anche sul canale a riguardo. Alla prossima, ciao ciao!